Ma io sono nata a Lucca nel 22, e perciò ho una certa, ormai una certa anzianità. E ho studiato lettere all'Università di Firenze e poi la mia famiglia era, mio padre era geometra, però era sempre stata una persona molto attiva in politica. Per mio padre, per me, è un elemento importante della mia educazione, perché era stato prima del fascismo, è stato dopo il fascismo, è stato anche il primo sindaco di Lucca eletto, e perciò aveva anche una. Io avevo molta ammirazione per mio padre. Lui era stato molto generoso con me perché, benché fossi una ragazzina, durante la Resistenza mi ha fatto fare la staffetta, mi ha molto fatto appunto partecipare alla sua vita. Sono state le associazioni che sono state anche molto importanti per le donne, perché le associazioni hanno contribuito a far realizzare, c'era l'associazione delle ludiche, doveva essere per tutte le donne, poi si apparve come un elemento più della sinistra. Poi allora le donne istituirono, le donne cattoliche istituirono il Centro Italiano Femminile. Però io non, sì, andavo a queste cose, ritenevo che fossero anche utili, però io non ho mai sentito così, l'esclusività di queste cose delle donne, anzi mi insomma, il più possibile ne sfuggivo da questa realtà. Ma erano interessanti, ma non erano l'essenziale, la politica si fa con tutti. E il gruppo femminile, insomma, c'ero anch'io con una esperienza, anche una responsabile che era la Elsa Conci, molto, molto interessante. Può darsi che tutto questo in me sia condizionato dalla mia esperienza personale, anche familiare, perché sa, non è che fai. Che quando fai così partecipi alla resistenza potevi fare la distinzione tra donne Ho avuto io e le mie collaboratrici difficoltà anche rispetto, diciamo, un po' agli uomini, che insomma ci hanno aiutato, sì, ma insomma poi tanto, tanto, tanto no, ecco. Per le elezioni amministrative, anche per le politiche, le donne non riuscivano ad andare, non riuscivano. Per le amministrative magari sì, qualcuna c'è stata, la Toniolo, poi un'altra ancora, anch'io, ripeto così, ma per le politiche niente. Quando le riunioni nelle varie sezioni, specialmente in campagna, erano la sera tardi e le donne non potevano lasciare la famiglia, specialmente quelle che avevano i bambini. I consigli comunali, la sera, che poi finivano alle 1, alle 2 di notte, eccetera, le donne non potevano partecipare, non potevano, diciamo così, prima assistere e poi magari eventualmente candidarsi. Io devo andare a fare una vita così, io ho la famiglia, io non posso lasciare la famiglia per. Ecco, questa difficoltà. Gli uomini non hanno capito che bisognava cambiare modo di, anche di lavorare, ecco.